Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un romanzo storico dal titolo La polvere del mondo di Giuseppe Conte, che abbiamo il piacere di avere con noi come nostro gradito ospite, pubblicato dall'Erudite Edizioni da pochissimo. Sono 127 pagine per soli 15 euro, quindi una spesa assolutamente abbordabile. E io, come mia abitudine, non rubo altro tempo al nostro ospite, che così ci parla di questa polvere del tempo, di questo romanzo. Ok, prego Giuseppe, a te. Grazie, grazie. Allora, innanzitutto un ringraziamento a Maurizio Macri per questo invito, per questo prestigioso invito e un saluto a tutti coloro che fanno parte dell'Italia medievale, quindi storici, medievisti, appassionati, tutti coloro che guarderanno la presentazione di questo libro. Parto subito facendo vedere il libro, come anche vostra consuetudine, ecco, La polvere del mondo. È un libro, un'opera di narrativa basata su una leggenda che nasce nella città di Bari, o meglio nel castello normanno-svevo di Bari, con l'incontro tra Federico II di Svevia e Francesco di Assisi. Certo, ci sarebbe da parlare per giorni su questi due grandi protagonisti, meravigliosi protagonisti della nostra storia, che hanno attraversato i secoli, però nel mio romanzo, nella mia opera di narrativa basata giustamente su questa leggenda, a dire dalla storiografia ufficiale, io metto in evidenza soprattutto quelli che sono i contrasti delle due personalità nell'ambiente dell'epoca, ovviamente. Infatti stiamo nel Regno di Sicilia, nella terra di Bari, precisamente nel freddo inverno del 1222, quindi è il ventennio del 1200, un periodo abbastanza importante per la formazione di Federico II, Stupor Mundi, Pura Puglia e Lex Animati Interris, con tutto ciò che ne comporta per quanto riguarda la storiografia di Federico II. È un giovane re e imperatore, imperatore del Sacro Romano Impero già dal 1220, Federico II, è un re che ritorna nel regno di Sicilia per operare una ristrutturazione, ma anche restaurazione, quello che è la vita pubblica all'interno del regno. Dobbiamo ben precisare che ovviamente i signorotti, i feudatari, i baroni dell'epoca non vedevano di buon occhio questo suo ritorno, perché vi era soprattutto l'idea di una centralizzazione del diritto, quindi un diritto in nome della corona di Re Federico, e quindi nascono già nel 1200, precisamente nel 1221, con le Assise di Messina e poi in seguito con Palermo, un'organizzazione di quello che sarà la macchina della giustizia, l'amministrazione. Quindi l'amministrazione compete soprattutto i giustizieri, i gran camerari all'interno delle province, ma ancora una volta in nome del re, in nome della corona. Quindi un diritto unico, non più consuetudinario, longobardo e normanno, ma verrà unito, riunito in un solido diritto in seguito nel 1231, come ben conosciamo, le Costituzioni Melfitane o Libera Augustales, ovvero tutte quell'insieme di leggi in un corpus unico che vengono giustamente attuate all'interno del Regno di Sicilia. Bene, era questa premessa storica era dovuta anche per evidenziare quella che è la personalità di Federico II. Quindi lui è all'apice, non ancora trentenne, e incontra un Francesco quarantenne che rientra da Damietta, quindi ritorna dall'Oriente con la disfatta di Damietta, della crociata. Certo, non è semplice ancora oggi capire quelle che erano state le ragioni, soprattutto della crociata, della guerra giusta e santa, però in quel tempo Francesco, al ritorno dalla Terra Santa, ancora una volta è rivoluzionario, quindi oltre alla pace, ovviamente, all'interno dei popoli, in questo caso predica tutto ciò che lui ha visto personalmente all'interno della Terra Santa. Quindi stiamo in una Bari medievale, in questo labirinto di pietre e calce, di pellegrini, di mercanti diretti verso la chiesa bianca, ovvero le reliquie di San Nicola da Mira, e in questo contesto storico Francesco ripercorre questo insieme di popoli, di razze, di gente, anche di guerrieri, di cavalieri, di soldati che si preparano a salpare verso la Terra Santa. E in questo contesto che avviene questo incontro tra queste due personalità alquanto differenti, ma alquanto rivoluzionari all'epoca. In effetti è un Francesco d'Assisi, come ho detto prima, già quarantenne, che è
non è come gli altri frati, ma ovviamente è un frate in cammino, si vede dire, perché predica questo suo nuovo messaggio all'interno dei borghi, all'interno delle città, ma è un frate, come ben sappiamo, che non circondato da alte cariche, ma bensì da minori come lui, quindi un frate che riporta quella semplicità, oserei dire, evangelica, ma soprattutto pastorale, che guida nuovamente il gregge verso una non violenza, andando ovviamente a rifiutare qualsiasi guerra, soprattutto una guerra santa e giusta. In questo trova Federico, perché come ben sappiamo dalla storiografia, ha rallentato più volte quel voto di crociata fatto sia nel 1220, quando era stato incoronato re imperatore sacro, ma anche nel 1215, quando venne incoronato re di Germania e Romani. Quindi ancora una volta abbiamo questo Federico II che rallenta la sua spedizione di crociata e incontra un Francesco che ritorna dalla Terra Santa. Quindi ha visto, ha toccato con mano quelle che sono le atrocità della guerra, perché la disfatta di Damietta non è altro che la disfatta dell'Occidente, dei crociati. Infatti il Papa urla, chiede di ripartire immediatamente per liberare Damietta, e Federico, come ben sappiamo, rallenta. Poi in seguito finalmente partirà per la Terra Santa, ma ritornerà indietro a seguito di un'epidemia sulle sue navi e verrà scomunicato da Gregorio IX. Questo periodo nel 1222, dove io parlo della mia storia, abbiamo sul seggio di Pietro Onorio III, che ancora è un papa più malleabile rispetto a Gregorio IX, e poi in seguito a Innocenzo IV, che ancora una volta scomunicherà, ci sarà proprio un vero e proprio anatema, una crociata contro Federico II. Detto questo, abbiamo un Francesco, tornando da Damietta, un Francesco che giustamente parte verso la chiesa delle Sacre Ossa di Mira e poi viene diretto da alcuni predicatori presenti all'interno della mia storia verso il castello di Federico II. Che dire, è un romanzo che vede una panoramica dell'epoca, una panoramica caratterizzata soprattutto da quella che era la Bari medievale, la Bari col suo santuario delle ossa di San Nicola, e infatti le Sacre Osse nel Furta Sacra, come veniva definito, come definito dagli storici, nel 1087 arrivano nella città bianca di Bari e danno il via a quello che sarà l'importanza di questo santuario. In effetti, popoli, persone, genti che vengono da tutta Europa, da tutte le terre cristiane, ma anche molti pellegrini che fanno quel percorso dalla montagna dell'Angelo di Monte Sant'Angelo, dove San Michele, chi è come Dio, ha calpestato la terra di Puglia, e poi fanno un giro ancora devozionale, giro penitenziale verso la Basilica di San Nicola, e poi si dirigono verso gli imbarchi per la Santa Gerusalemme, la città delle città, la profumata Gerusalemme. Quindi in questo contesto che avviene questo incontro, con tutto quello che ne compete, ne comporta, perché comunque vi è una religiosità forte, vi è questa convinzione di questa guerra santa e giusta, e poi ci sono persone che durante l'incontro con queste grandi personalità diventano dei co-protagonisti all'interno della storia, vanno a dare ben salda quella che è la posizione della Chiesa dell'epoca. In questo caso, Francesco, dopo aver percorso queste vie di Bari, aver attraversato mercanti, popoli, pellegrini, ma anche dopo aver incrociato anche soldati, ma anche i cosiddetti monaci cavallereschi e templari, che giustamente attraversano la città verso i loro imbarchi, finalmente giunge al castello di Federico II. In questo castello avviene, come dire, di tutto, perché questa corte di Federico II di sfarzo e bellezza è anche una corte di sapere. Cioè, al di là di quello che può essere la figura del mito di Federico II, però parecchi studiosi dell'epoca sono presenti alla sua corte. Quando parlo di studiosi, parlo in primo luogo di Michele Scoto, un personaggio storico che io menziono nella mia storia, che non è altro che colui che ha stretto contatto con Federico II. Infatti, Michele Scoto, traduttore di Aristotele, Avicenna, Vero Re, è anche un traduttore ottimo dell'ebraico e del musulmano. In questo caso lui scrive un trattato sull'astrologia, sull'astronomia e altri trattati per soddisfare quella che è la curiosità, il sapere di Federico II. Quindi in questo contesto, in questa corte di sapere, approda il povero di Assisi con la sua semplicità,
col suo nuovo messaggio evangelico, con un monaco che Federico II dubita fin da subito, perché lui è abituato ai monaci, ai frati, ai benedettini, ma anche a coloro che sono quanto aspri, duri e silenziosi come i cistercensi. Quindi non è altro che un continuo confronto, ma soprattutto tra fede e dubbio di Federico II, che poi nel dubbio sia di chi crede anche di chi lo crede. Anche perché è vero che Federico II fu scomunicato, anatemizzato, considerato anche eretico, però lui è nato nel seno della Chiesa. Infatti ebbe come tutore Innocenzo III, il grande Innocenzo III, e poi ovviamente alla maggiore età, all'epoca 14 anni, il collegio di tutela terminò attraverso giustamente la maggiorità. Nel collegio c'era anche Bernardo di Castacca, vescovo di Bari prima e poi di Palermo, sordo a ogni scomunica anatema papale, e finalmente Federico prese consapevolezza di quello che era, di quello che sarebbe diventato il padrone del mondo. E quindi la forza di Federico in questo romanzo è quello di un uomo non ancora tantenne che incomincia ad attuare quello che è il suo disegno per un impero caratterizzato da sfarzo e potere, ma anche una corte di sapere. In effetti, nelle battute del libro non mancano anche parecchi riferimenti a alcuni testi importanti dell'epoca e alcune questioni, perché comunque Francesco, che col suo linguaggio e la sua semplicità riesce ad aprire qualsiasi porta, qualsiasi cuore, possiamo dire. Però ancora una volta viene messo sotto la lente di ingrandimento di Federico II, verso il suo dubbio, perché Federico II non ha mai incontrato un santo, un uomo di Dio, e non riesce giustamente a capire come questo uomo, così minuto, così stanco, così anche malnutrito, perché poi si priva quasi di tutto, possa essere colui che è stato inviato da Dio. Quindi c'è ancora una volta un confronto tra i due che diventa sempre più forte e finalmente arriva il punto cruciale del romanzo, da dove parte anche la leggenda, ovvero Federico II che mette alla prova questo uomo di Dio. E qui tutto cambia perché giustamente un santo messo alla prova, che Federico pensava che fosse un mago, come tanti che accerchiavano e stavano a fianco al suo trono, risponde in una maniera incredibile, in una maniera nuova, ma soprattutto, ancora una volta, vi è il dubbio che viene giustamente spento dalla prova di Federico II. Quindi è un romanzo soprattutto che parla delle vicende storiche dell'epoca, non potrebbe essere altrimenti, ma è un romanzo dove vi è un medioevo, ovvero un ventennio del 1200 che diventa uno specchio, perché comunque il tema principale sono proprio queste disuguaglianze sociali, la polvere del mondo. Quindi un medioevo come specchio dove si trovano questi emarginati, calpestati, invisibili, senza nome, direbbe il sociologo Bauman. Meglio, ha già detto, queste vite di scarto, i margini della vita sociale di tutti. E poi c'è un Francesco che ancora una volta è nuovo, innovativo, rivoluzionario con la sua misericordia, ovvero il cordis miserere, butta il suo cuore tra la miseria della gente. Quindi questo messaggio nuovo che colpisce Federico, perché lui non ha mai incontrato un frate, un uomo di Dio che possa dire e abbracciare certe teorie. E poi lui è anche molto sospettoso per un motivo molto semplice, cioè lui nel momento in cui ha fatto sia voto di crociata che giuramento solenne, è stato incoronato imperatore e re, lui ha proprio un obbligo nei confronti della Madre Chiesa, essendo nato nel seno della Madre Chiesa, di combattere quelli che sono le eretici all'interno della Chiesa. Quindi lui non riesce a capire come Francesco d'Assisi non sia uguale a Valdesi, Albigesi, Patari, che sono stati, come dire, marchiati come eretici. Infatti non sono lontani i tempi di Arnaldo da Brescia, che fu addirittura bruciato, e le sue ceneri furono buttate nel Tevere. Però Francesco, anche se predica una povertà evangelica anche della Madre Chiesa, non teorizzò la povertà, ma bensì comunque diede ancora una volta prova anche di saggezza, soprattutto in quel suo giuramento di obbedienza alla Chiesa. Ma anche Francesco, in questo caso rivoluzionario innovativo per quel periodo, diventa ancora di più un dubbio per Federico. Quindi è un continuo rincorrersi tra i due, ovvero un Federico molto dubbioso che non prova alcun, come dire, ritegno nei confronti di Dio. Poi, che altro dire di Federico II?
Certo, si potrebbero dire tante cose, però anche il fatto che all'interno del castello vi è questa minima presenza di saraceni, perché comunque nel 1222 continuavano le lotte in Sicilia tra i baroni, ma soprattutto c'era la rivolta anche di Jato, Enrico di Malta, ammiraglio, era stato inviato in Sicilia per domare anche questa rivolta. E infatti in futuro poi questa deportazione di questi saraceni, di questi mori, popolazioni nordafricane verranno spostate, o meglio, come si usa al linguaggio storico appropriato, verranno deportati dalla Sicilia verso Lucera, Lucera dei Saraceni, che sarà anche una delle cause degli anatemi e delle scomuniche tra le tante per Federico II, perché era impensabile che una città musulmana potesse essere una terra cristiana, come diceva. Quindi ancora una volta vi è un contrasto fra quello che è Federico, re della cristianità, difensore della cristianità, e questa sua accoglienza all'interno della sua corte di questi saraceni, che poi in seguito diventeranno degli arcieri, quindi diventeranno delle truppe scelte, veloci, per rafforzare la sua macchina di guerra. E Federico, ancora una volta, davanti a Francesco, mette in dubbio ciò che Francesco vede, cerca ancora una volta di tentarlo, perché non dimentichiamoci che Francesco ritorna dalla Terra Santa dopo aver incontrato il sultano, Al-Malik Al-Kamil. E Federico è ben consapevole di questo, perché ormai da anni ha delle relazioni scritte con il sultano. In effetti la storiografia parla anche di alcuni doni da parte del sultano nei confronti. Però al tempo stesso non riesce ancora una volta a capire questo uomo, Francesco, povero, un viandante, un frate in cammino, che predica una povertà evangelica e non viene marchiato come eretico dalla Madre Chiesa. Quindi si ritorna di nuovo nella storia, ma soprattutto nel pensiero del tempo. Addirittura Federico pensa che sia una spia inviata direttamente da Onorio III per vedere se sono pronte le galee e le navi per salpare verso la Terra Santa. Perché comunque questo suo rimandare la partenza della Terra Santa, non voler liberare il Santo Sepolcro e la Gerusalemme dagli infedeli, è qualcosa che lo condiziona e poi lo condizionerà dandogli appunto come una punizione o marchiandolo come eretico, una crociata addirittura contro Federico e una scomunica. Nel romanzo poi ci sono anche delle scene molto belle per quanto riguarda la Puglia piana, austera, perché comunque si svolge nella città di Bari, una città bianca, quindi un medioevo bianco, un medioevo mediterraneo, pieno di luce, pieno di pietre lavorate dalle abili mani di scalpellini che sono degli ottimi scultori, riescono con i loro scalpelli a fare dei ricami di pietra. Ecco, anche la Basilica di San Nicola, dove stanno le Sacre Ossa, diventa un luogo bello, austero, bianco, pieno di arte, ancora oggi in gran parte conservato. Poi c'è anche la descrizione di quelli che sono tutti questi uomini d'arte, ormai una classe, diciamo, che va verso un fallimento totale, perché la guerra, come dire, non è mai la soluzione finale. Uomini d'armi che sono delusi, uomini d'armi che partono, uomini d'armi tra cui un comandante che è infettato dal più grande dei mali per un soldato, ovvero la paura. Quindi vi è anche il contrasto ancora una volta di questo medioevo di guerra, ma un medioevo, ripeto, che diventa non altro che uno specchio dove ritrovare anche gli errori e i mali della nostra contemporaneità. In effetti le disuguaglianze sociali, tutto ciò che ne comporta tra i senza nomi, i poveri, i lati della strada, dove ci sono mercanti e ricchi pellegrini, dove ci sono signorotti oppure dei grandi mercenari che partono verso la crociata, ripone ancora una volta il tema delle minoranze. In effetti, nel romanzo, poi, nel momento in cui Federico, Re Federico, con la sua potenza, il suo potere, mette alla prova Francesco e ne esce completamente, potrebbe non essere sconfitto, io faccio un excursus storico per quanto riguarda ancora una volta la legislazione di Federico II. Ovvero quel 1231 con il Liber Augustanis, perché per la prima volta vi è uno sguardo verso gli emarginati, i poveri, gli orfani, le vedove, quelle categorie, diremo oggi, a rischio, quelle categorie protette. Quindi nel mio gioco tra storia e narrativa faccio capire che non è altro che l'influenza di quella prova di Francesco, perché comunque, dal punto di vista storico, il Liber Augustanis, le Costituzioni Amalfitane, vanno un po' a attuare quello che sarà poi anche una legislazione, un welfare, useremo dire oggi, per i più deboli, i più bisognosi. Certo, sono due personalità immense, due giganti.
pensi. Poi sono due personalità che a lungo andare potrebbero anche quasi essere contrastanti, però in questo confronto e dialogo che hanno nella notte all'interno del castello di Bari, alla fine riescono a trovare anche qualcosa in comune, che non è altro che questi disperati della storia anche delle città. Perché comunque un giovane Federico non ancora trentenne non avrebbe mai immaginato di accogliere un uomo della Chiesa, della Madre Chiesa, come Francesco, anche perché, ripeto, come ho detto prima, Federico è rimasto orfano, quindi già a 4 anni aveva come tutore Innocenzo III. Innocenzo III l'aveva allevato come un figlio della Madre Chiesa, anche non consigliandogli, ma dandogli moglie Costanza d'Aragona, cioè moglie per ragioni di Stato, una moglie più grande affinché potesse domare quella personalità poliedrica, ma soprattutto irruenta di Federico II. In effetti Costanza era più grande di Federico, ma come sappiamo dalla storia, ciò non avvenne, perché la vita poi di Federico II non è altro che una continua lotta, non solo contro i comuni lombardi del nome, ma contro i papi che si sono avvicendati. Perché in questo periodo, 1222, abbiamo Onorio III, poi in seguito ci sarà Gregorio IX, non molto, non dico maleabile, ma alquanto calmo come Innocenzo, come Onorio III, in seguito Gregorio Innocenzo IV, che sarà colui che darà colpo finale alla macchina di guerra di Federico II. Quindi in questo romanzo abbiamo questo sfondo di un Federico, ma di una città di Bari, di una religiosità alquanto nuda per quello che è il Medioevo, e contrasti con un Francesco che continua ancora una volta ad aprire gli occhi a quelli che sono questi uomini d'arme, guerrieri che ritrovano nella guerra la guerra giusta, la guerra santa, la guerra da dover fare nei confronti degli infedeli, dei diversi. Quindi queste paure dell'uomo medievale, che poi come ben sappiamo sono anche paure moderne, quindi come se noi fossimo in un lungo medioevo, diventano né altro che uno specchio, perché comunque la guerra non è mai la soluzione finale, e i diversi, in questo caso ovviamente potevano essere che gli infedeli, sono visti come persone diverse ma da combattere e non da accogliere, al di là di quello che fa Federico, che li deporta, per usare un termine storico, dalla Sicilia fino alla Capitanata in Lucera. Che altro dire? Di Federico potremmo parlare tantissimo, anche perché in questa corte di splendore, di oro, di gloria, di guerrieri, c'è anche una corte di sapere, anche perché di Federico sappiamo bene il 1224, quella che è stata l'Università di Napoli, poi abbiamo anche la sua storia minore, che è abbastanza alquanto nota e complessa per quanto riguarda la scuola medica siciliana, la prima cattedra di anatomia, per quanto riguarda di arte venandi cunabilis, quindi l'arte di cacciare con gli uccelli che noi conosciamo, e poi quello che è quel discorso della poetica, ovvero la nascita del sonetto Jacopo da Lentini, ma anche quello che è soprattutto il poetare nella lingua volgare. E infine, da non escludere, nel 1231 il grande codice medievale, le costituzioni che vengono applicate nel Regno di Sicilia, che attraversano ancora una volta il tempo fino alla denominazione del Regno di Sicilia napoleonica, e sono ancora, non dico moderne, però hanno alcuni elementi, come che è il patrocinio gratuito, oppure la procedibilità d'ufficio del querelante in materia penale, della macchina di giustizia con i camerari, i gran giustizieri in ogni distretto e competenza territoriale, alquanto nuova e innovativa, questo corpus nuovo, questo diritto unico centralizzato, ovviamente in nome del re dell'impero, che va a sottrarre privilegi da parte di signorotti e baroni locali. Però, ripeto, siamo soltanto nel 1222, quindi la storia di Federico poi proseguirà, è abbastanza nota come storia, però sono, voglio dire, 20 anni nel 1200 molto intensi. Quindi ho voluto dare spazio a questa leggenda, perché comunque la storiografia ufficiale, tutti gli storici definiscono tale, anche se c'è la storica inglese Massam Georgina, che lei sostiene, più che sostiene, dice che è stata scoperta una lapide all'interno del castello normanno svevo di Bari nel 1950, una lapide databile XVII secolo, sì, che riporta questo incontro fantomatico leggendario. Però non è altro che una leggenda, come dire, che viene rafforzata da questa lapide, perché poi la storiografia, sia per quanto riguarda la figura di Francesco d'Assisi, Federico II, non riportano
tale situazione, tale cosa. Quindi ancora una volta una leggenda della tradizione orale che attraverso i secoli io ho voluto, non dico rilanciare, ma soprattutto rimarcare, perché era troppo invitante, due personalità così forti, complesse, grandi, ma soprattutto dei contrasti che si potevano benissimo evincere tra di loro. Infatti questo potere, spiritualità, fede, giustizia, questa laicità nei confronti di una religiosità, come dire, elementare, basata sul rispetto e sull'amore di tutti, era qualcosa di troppo invitante per non dare, come dire, adito alla libertà della narrativa. Tutto qui. Che altro dire? Potremmo dire tanto, ma tanto, tanto, tanto. Quindi io dico La polvere del mondo, che è giustamente questo romanzo qui, che forse non so se ho fatto vedere, eccolo qui di nuovo. Eccolo qui di nuovo, che parte da una leggenda, da un fatto storico come leggenda. Può essere anche vera o falsa che sia, però dà la possibilità soprattutto di avere intorno a noi un grande specchio, questo nostro lungo medioevo, dove notare quelli che sono stati, non dico gli errori, ma i contrasti dell'epoca, riportare anche i giorni prossimi. Ecco, tutto qui. Giuseppe, a me rimane il compito di ricordare di nuovo il titolo del libro e Ti invitare tutti ad andarselo a comprare, perché ringrazio, sì. il titolo è La polvere del mondo, Sì. pubblicato dall'Erudita Edizioni da pochissimo. Sì, da L'autore è Giuseppe pochissimo. Conte, che abbiamo avuto il piacere di avere nostro gradito ospite, che ce ne ha parlato diffusamente e che io ringrazio La tantissimo. ringrazio a voi, sì. Mentre a tutti Grazie a voi voi. per l'invito prestigioso. Tutti, ringrazio gli appassionati di Italia medievale, gli storici, gli accademici, coloro che sono proprio vivono il Medioevo anche nelle vocazioni e tutti coloro hanno ascoltato questa video intervista sul libro. Ecco, io posso solo ringraziare voi e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Va bene, grazie a te e a presto. Grazie, buonasera e un saluto a tutti.